Care amiche ed amici, qui come sempre in Radio Sant'Enchan, il vostro caro amico Sant'Enchan. E se no chi vi aspettate di sentire? Non lo so. Comunque sono stato molto occupato perché ho caricato dei video nel mio canale di YouTube, che quelli che mi conoscono e mi seguono sanno che è il canale Sant'Enchan, naturalmente, non potrebbe essere altrimenti. Infatti noterete che ha le stesse foto di profilo che il mio canale di Spreaker, guarda caso. E purtroppo anche mi sono assentato da SoundCloud, che ho voluto caricare dei programmi, ma è successo che la memoria del mio cellulare Galaxy Young 5360, perché poi è uscito un altro Galaxy Young più potente, ma a me mi è toccato comprare questo che ho nel gennaio 2013. Allora ho dovuto togliere SoundCloud dal cellulare, perché con tutte le attualizzazioni la memoria diventa piccola. Beh, comunque bando alle ciance, che forse non ve ne frega niente, perché mi state ascoltando live, forse perché state cercando qualcosa su Sanremo, o forse perché siete contatti miei e quindi il cellulare vi ha fatto bip bip bip, c'è Sant'Enchan on air. Ebbene, e questo è il vantaggio che gli amici di Spreaker ci danno al poter aver reso di nuovo attuabile la grande applicazione di Spreaker nei cellulari economici come il mio, perché c'è stato un periodo che non si poteva più trasmettere e è stato molto brutto per me, non per gli altri, magari adesso sarà molto brutto per chi mi ascolta, che io nel mio cellulare da disoccupato economico che ho possa di nuovo trasmettere le mie esternazioni. Fare altre, come direbbe il grande Nino Frassica, fare altre puntanate. Bene, allora, nella puntanata odierna che vi occupa, che state ascoltando, spero che tutti stiate bene, qua sono le 17:36 ed è una magnifica giornata di sole, anche se ieri era buio e umido e era nuvoloso. E c'era bassa pressione, adesso faranno 26 gradi, mi sto scrogiolando il sole. Beh, dicevo che io ho caricato dei video in YouTube commentando quel poco che ascolto di Sanremo, perché io Sanremo non lo seguo, ma il problema con Sanremo è che se non lo segui, lo segui di più. Ogni programma di Rai International che vedo, ti rifilano Sanremo, addirittura nei video comici che ogni tanto trasmettono prima o dopo del TG, con gli sketch del passato della Rai, adesso sono tutti sketch di Sanremo, niente di Aldo Fabrizi, Proietti, Petrolini, Abadantuono, sketch di film, no? No, adesso poi gli sketch della Rai del passato sono tutti di Sanremo, quindi ti mettono Sanremo da tutte le parti, non lo vuoi ascoltare Sanremo, non lo guardi, e loro, e dai, a tutti gli orari, in tutte le trasmissioni, addirittura ne parla Bruno Vespa, ne parlano nella Storia Siamo Noi, ne parlano nei TG, aprono con Sanremo, ne parlano della Vita in Diretta, ne parlano... che tempo che fa, vabbè, lì anzi non l'hanno neanche fatto per fare Sanremo, quindi ne parlano nelle previsioni meteorologiche, veramente replica di qua, replica di là. Io spero, perché mi dice Spreaker, che la registrazione può essere di bassa qualità in questo dispositivo. Se c'è qualcuno di voi che non mi ascolta bene, allora magari potrà regalarmi un Galaxy 4
un Lumia 1075 o 2050, perché io possa fare delle migliori trasmissioni speaker. Quindi, se ogni mio spettatore mi desse 1 euro, 10 euro, ecco, io potrei comprare un cellulare migliore. Ma a parte questa digressione, quello che più mi ha chiamato l'attenzione è il tentativo di suicidio che hanno fatto, che ero visto al telegiornale, non l'ho visto nel programma di Sanremo, perché ripeto, te lo ripetono dappertutto Sanremo, anche se non lo segui, lo segui di più. Per quello che un motto della RAI era RAI di tutto, di più, perché ti fanno vedere in tutti i programmi di tutto e di più, perché te lo ripetono costantemente, quindi Sanremo te lo fanno vedere, ti fanno vedere di tutto di Sanremo, quindi te lo fanno vedere di più. Allora vedo il telegiornale, vedo questa cosa qua, che poi entro in Facebook e scopro che la Questura sta indagando la sceneggiata dei disoccupati. Ma io dico, e ripeto, perché l'ho già detto in YouTube, due disoccupati che da mesi, forse da anni, non ricevono un soldo, che si prendono il biglietto per andare a Sanremo, che è caro, perché non erano di lì, e dicono, vabbè, le famiglie, gli amici, i parenti hanno messo i loro risparmi. Quanti parenti che hanno? Quanti parenti che hanno messo, non so, 100 euro? Solo per il viaggio. Poi si comprano biglietti del palco, non è che vanno giù, già direttamente nel palco, no? Non nella platea. Non so se è più caro platea o palco adesso. E spendono 1600 euro come minimo, poi il biglietto dell'inaugurazione è più caro, perché l'ultima puntata magari costa di meno, no? Se comprano 1600 euro, a parte il viaggio, altri 1000 euro, e poi, poveracci, vabbè, meno male che non è successo nulla, ma fare tutto sto sforzo per andarsi ad ammazzare a Sanremo. Ciao cara, ciao figlia mia, vi lascio, vado a suicidarmi a Sanremo. Io lo capisco, se è uno del pubblico che decide di buttarsi di sotto dopo essersi dovuto assorbire tutte le canzoncine del festival e aver scoperto di avere pagato 1600 euro a giornata per queste cazzo di canzoni, allora ti voglio di spararti. Quello è perfettamente logico, ma uno che si va a ammazzare a Sanremo senza neanche voler ascoltare qualche canzone, dico, cioè ci sarebbe da ammazzarsi se, invece di ascoltare le canzoni di Sanremo, ma se uno già va a morire a Sanremo, almeno ascolta qualche canzone. No, decidono che neanche fanno iniziare il discorso di Fazio, di introduttivo, che poi stranamente inizia subito a parlare della disoccupazione e partono delle immagini sullo schermo sulle condizioni degli italiani disoccupati. C'è un tempismo, non si è messo a parlare di altro e saltano i disoccupati a fare la sceneggiata. No, si è messo a parlare della crisi che c'è in Italia e che adesso forse il nuovo governo, in pratica il messaggio era quello, riuscirà a fare qualcosa. E poi subito, tra tempismo, subito si vogliono buttare, cioè gridano, tolgono il sipario e già stanno quasi sul punto di buttarsi, perché se si volevano buttare, si apriva il sipario e stavano spappolati per terra. Allora io dico, ma sarà serio questo? Boh, sembra tutto un sincronismo, perché il bello della radio oggi è che è commercializzata. Voi giovani che non avete 45 anni, 46, 30, voi di 20, di 15 anni, non lo sapete, ma cercate in internet vecchie trasmissioni della RAI degli anni 50, 60, 70 e forse gli inizi degli 80, come i tempi erano larghi, le trasmissioni erano lente, si parlava con calma. Quello che oggi si dice in 5 minuti, si diceva in un quarto d'ora,
Voi, è anche una fortuna di voi giovani di oggi, non sapete com'era lenta domenica in. Come i tempi erano larghi, come se la pigliavano con calma, come parlavano, molto lento, andava Luciano Salci a parlare del cinema, ma per dire, ecco, parlavano così. Beh, ebbene, io quando ero giovane ho iniziato a fare i film all'età di. E non si ricordavano cose. Oggi vanno sapendo tutta memoria, dicono frasi fulminanti, basta vedere i programmi di Mirabella. I programmi di Mirabella parlano bla 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 bla. In 5 minuti hanno ritrattato una rivista per la salute. È incredibile. Allora, tutto così sincronizzato a Sanremo, che veramente appena Fazio inizia a parlare, si aprono gli sipari con della gente che urlano, sembrano dei due pagliacci, poveracci. Certo, bisogna dire che nello show mediatico di Sanremo tutto perde prestige. Però loro ci mettono del loro. Allora, io ho detto in YouTube, poi è sempre tutto studiato, perché giusto si vanno a ammazzare quando c'è l'introduzione, il discorso di apertura, che non lo segue nessuno, e annoiante, mortalmente annoiante, ma a che cazzo gli frega l'apertura? Tutti vanno lì a ascoltare le canzoni, io capisco che avrebbe potuto scegliere un tempo migliore per intentare suicidarsi e magari ci sarebbero riusciti, perché aspettavano il cantante più barboso e magari sarebbe stata anche una proposta utile per Sanremo, si sarebbero schiantati proprio quando cantava il più palloso, oppure avrebbero potuto rovinare le canzoni del più esitoso, che poi io non so, io non ho mai seguito Sanremo, ma almeno qualcuno ogni tanto cantava di buono. Adesso quelli che hanno vinto, non so, ha vinto un cantante, io ho sentito nel telegiornale 2 o 3 secondi di chi ha vinto e sinceramente non so, ha vinto uno cantando rap. Già ha fatto scandalo Jovanotti quando ha iniziato, Eros Ramazzotti, che Beppe Grillo diceva a Sanremo, ma questi sono cantanti, non gli si può manco fare la burla, ma che vai a fare questi ragazzini qua? Era l'89 e io mi ricordo che già molti dicevano Sanremo ha perso di prestigio. È incredibile. Poi tutti questi nuovi cantanti di adesso vogliono associarsi al cambio politico, al cambio sociale, cantano della spazzatura. Ma qua mi sembra che è dopante Sanremo. Dovrebbero essere i politici a proporre questi temi. Invece no. I politici stanno per i cazzi loro e mandano questi, in una Sanremo politizzata dai partiti, mandano questi cantanti a proporre temi sociali. Non buttare la spazzatura prima delle 8:08. Ricicla, ricicla, usa borse riciclabili. Cioè, che canzoni sono? Abbiamo la discarica abusiva, la vogliamo togliere. Ma quelle canzoni, una volta si cantavano altre cose, vabbè che erano palle lo stesso quelle che cantavano prima, cioè, non è che dico, ah, Sanremo mi piaceva prima, però adesso mi piace di meno, non mi piaceva Domenica Inn, la seguivo giusto perché io magari da piccolo giocavo nella sala a Lego e il televisore acceso era come un camino, un caminetto, ma adesso i programmi del pomeriggio della Rai. Ma che pezze che sono, che palle, vabbè, la Rai è scesa in basso. Ma poi dico, questi sono come chi mi segue sa dei pensieri a ruota libera, per quello è il bello del live, non devi scrivere niente, parli, esprimi le tue opinioni, e vabbè, ma tanto, che si può fare? Non lo so mica, come diceva, adesso mi sono scordato, Belluschi, il Belluschi, no? Ma lo sai,
Anvedi, no, quello chi era Anvedi? Strerompi, Menelao Strerompi. Ah, Anvedi chi c'è? Beh, aspetta, fammi ripigliare il filo perché mi sono perso. Parlando appunto, che non si sono buttati proprio quando cantava il cantante migliore o durante le premiazioni, perché lì ci sarebbe stato il colpo di scena. Si buttano senza dire niente, due morti con una lettera. Veramente sarebbe stato un trauma per tutta l'Italia. Invece no, si è risolto, non so, magari i poveracci facevano sul serio. Ma si è risolto in una pagliacciata. Poi erano così convinti di non buttarsi, che lo ripetevano che si buttavano, ma c'è cioè uno che si butta lo vedi che si va a buttare, sanno di tutto per andarlo a recuperare, non lo stanno a guardare da lontano. Vabbè, però così, sono delle cose che poi ecco, io ho trovato in internet la notizia che la procura sta indagando per una kermesse di finti suicidi e la litigito. È uscita arrabbiata, furia, nera in volto. E ma no, ma come possono pensare che noi possiamo scherzare su queste cose? È veramente indignante! Un cazzo! Beh, il litigito, tu mi piaci, io ti seguo, infatti che tempo che fa lo guardo solo per te. Addirittura mi seguo gli ospiti, generalmente tutti i progressisti del PD. Riciclati dei partiti precedenti, scarti dei partiti precedenti che invitano come ospiti, è andato anche, come si chiama, quello che è stato sindaco di Roma, no? Che c'ha, a parte quando si fa la lampada che sembra Valentino, ma c'ha una faccia tosta che dice che non sapeva niente della Margherita, di quello che è successo, lo scandalo dei miliardi che si sono rubati, 12 miliardi o milioni di euro, che sono 12 mila, no, 24 mila miliardi di lire, no, 12 milioni di euro. Adesso non mi ricordo come si chiama perché direi il nome. Rutelli, sì, ecco. Tutta gente così riciclata del. Io leggevo il Corriere della Sera del 2001 che mi è rimasta qualche copia. Perché non li ho letti i giornali nel 2001? Li leggo adesso e vedo le stesse cose identiche, impeachment. Berlusconi poi sta in politica e sta sotto processo, è stato condannato, non si sa perché. Quelli del suo partito, del PD, non hanno chiesto loro alla Camera di delegittimarlo. Infatti stai voti hanno votato contrario. Dico del suo partito perché appunto da quando c'è Occhetto e anche e soprattutto D'Alema, sembra che votano a favore di Berlusconi. E no, ma noi dobbiamo vincerlo politicamente, ragazzi, diceva Bersani. Noi non accettiamo facili soluzioni. E infatti hanno accettato le soluzioni che non riescono a risolvere e li vince, li stravince lui. Poi li propone i governi. Infatti il governo Monti alla fine l'ha proposto Berlusconi. Che rimanga Giorgio Napolitano l'ha proposto Berlusconi, che già c'erano vari impeachment e vari processi avviati, Grubbi, eccetera. E quindi l'hanno aiutato di meno gli avvocati che lui ha fatto deputati e senatori del PDL. Vi immaginate voi? L'hanno aiutato di più quelli del PD, che volevano vincerlo però con la politica. A parte che il PD sembra che ultimamente politica non ne ha. E adesso è rimasto di nuovo al governo. Infatti, non è rimasto al governo prima Letta e poi adesso questo, come si chiama, Renzi, perché abbiano vinto le elezioni. L'Italia non è più una democrazia in diretta, ma non lo è neanche diretta. È direttamente qualcosa di diverso di una democrazia. Sembra un governo, un regime sudamericano, tipo l'Argentina dei militari golpisti, che si legittimavano l'uno all'altro. Infatti, Giorgio Napolitano perché è rimasto? E chi l'ha messo? Non l'ha messo nessuno. Lui è rimasto perché non riuscivano a governare, a mettersi d'accordo su quale presidente dovesse presidere la Repubblica Italiana. Allora lui è rimasto però con una condizione, che facessero
la legge elettorale e poi andassero subito alle elezioni. Condizioni naturalmente che il governo Monti non è riuscito a fare rispettare perché neanche ne ha discusso, niente di meno. E tanto è così che se n'è dovuto andare Monti. Poi è arrivato Letta. Chi lo ha votato Letta? Nessuno, se lo sono messi loro Letta. Anzi, ce l'hanno messa noi. E Letta ha detto subito, innanzitutto ha fatto una bella apertura, perché uno a cui gli avevano lavato il cervello è andato a fare una strage fuori dal palazzo dove giurava Letta, tanto per fare un sacrificio satanico a questo governo, come molti lo chiamano, io no, molti lo chiamano della globalizzazione. Infatti ci ha fatto due palle così il governo Letta, che anche lui come quello di Monti ha reiterato le stesse cose. Ha detto io da qua non me ne vado se non rinnovo le leggi elettorali. E infatti è quello che ha fatto, se n'è andato e non ha rinnovato un cazzo. E poi ha messo dei politici che erano più pagliacci, infatti dicono che in ogni buon circo non deve mancare anche il nano. E infatti a parte Berlusconi, c'è stato anche un altro nano che lo era di fatto, sempre anticipava l'uscita di Berlusconi o l'entrata di Berlusconi nei, come dire, nei servizi del TG, quel nanetto che ci aveva sempre, vabbè, allora Letta se n'è andato, non ha fatto niente, che il nodo scorsorio che strozza la politica italiana, il problema non etico è che non si possono fare delle nuove leggi elettorali con la vecchia classe dirigente e non si possono fare delle elezioni con la vecchia legge elettorale. E quello che non si può fare, soprattutto in Italia in questo momento, è andare alle elezioni con la vecchia legge elettorale e con la vecchia classe dirigente. E allora che si è fatto? Non si va più alle elezioni e non si fa più la legge elettorale, perché in pratica hanno adottato quella che c'era prima, che è il Rosporcellum, però che non sta bene perché non si può applicare prima con la legge elettorale, infatti ci riporterebbe all'epoca della DC. E questo non è possibile perché gli schemi politici non lo permettono. Ma abbiamo schemi politici, ormai non abbiamo più schemi politici, come può essere che PD e PDL governino insieme e litighino insieme? Ormai sembra come all'epoca della Democrazia Cristiana, che si litigavano fra di loro e ricreavano governi affini a Andreotti. Ah, a proposito, ma stiamo già alla prima Repubblica, non alla terza. Chi ha detto che è finita la seconda Repubblica per iniziare la terza? Vivente! E io vi dico in vero la verità. Stiamo di nuovo alla prima Repubblica, cioè quando si stava formando la prima Repubblica, perché voi che siete giovani, che avete dai 20 ai 30 anni, non ve lo potete ricordare, chi ha più di 50 anni, sì. Come funzionava la prima Repubblica? C'era la Democrazia Cristiana che aveva ali di sinistra, ali di centro, ali di destra, correnti di qua, correnti di su, correnti di giù, correnti regionali, come Salvo Lima in Sicilia, che governava per conto di Giulio Andreotti, che aveva la direzione nazionale della Democrazia Cristiana ed era anche primo ministro, bla bla bla. Quando è venuta Tangentopoli, la Democrazia Cristiana implotò, boom. Scoppiò come una bomba pazza, boom, tutte le schegge, i vari, per esempio De Michelis, De Mita, tutti quelli della prima Repubblica, non si è potuto riciclare Andreotti, si è dovuto ritirare, ma per esempio andate a vedere chi faceva politica in Italia durante quella che è stata chiamata Seconda Repubblica, cioè gente del Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega, per esempio PD, UDC, prima non mi ricordo che sigla c'aveva il PD prima che fosse PD,
andate a vedere DS, ecco, i DS di D'Alema, e di Occhietto. Andate a vedere che tutti i partiti della Seconda Repubblica di dopo Tangentopoli, creati, i partiti creati da Tangentopoli, erano pieni, continuano a essere partiti pieni di ex democristiani. Ma Cassini che era andato a sinistra, adesso ritorna a dire che lui vuole essere di centro, cioè vuole essere democristiano di nuovo, e che lui si presenta come un nuovo, la nuova forza politica che ha fatto. E che ha fatto di nuovo Cassini adesso, a parte Cassini, ha messo di nuovo lo scudo crociato del partito di Andreotti, della DC di Andreotti. E allora qui è il nuovo, hai capito? Si stanno riciclando, è pazzesco, ma è veramente demente tutto, è la gente che dopo, perché la gente si scorda tutto? Non è vero che in Italia la gente si scorda tutto, la gente non se lo ricorda, perché voi che mi ascoltate, da qualche anno avrete 18 anni e andrete a votare, voi che sapete di quello che faceva Cassini durante la Seconda Repubblica, dal 92 a quando è caduta la Seconda Repubblica, che veramente è come l'era dell'acquario New Age. È come l'era dell'acquario New Age, che non si sa quando inizia questa era dell'acquario, perché quando è finita l'era dei pesci? Cioè c'è una data nel calendario che ci dice nel 1600, nel 1800, nel 1930, forse con la rivoluzione New Age di California è iniziato l'era dell'acquario negli anni 60, ma non c'è una certezza, è più una convinzione, un credo, ognuno sa in cuor suo. Da quanti giorni o millenni è iniziata l'era dell'acquario? E così con la Seconda Repubblica, quando è finita? Ma in un processo che sta in fase di esaurimento, deve ancora iniziare. E la Terza Repubblica, che può essere succedanea alla Seconda, ha iniziato la Terza Repubblica come una fase deontologica e non è finita la Seconda. Sono parallele, in un'altra dimensione. Beh, ecco, Cassini neanche ha fatto un tempo, poveraccio, a rendersi conto che è finita la Seconda Repubblica, che già pensa di stare nella Terza. Perché? Perché gli elettori da qualche anno, ecco perché rinviano le elezioni in Italia. Ecco perché, guardate, da dove siamo finiti, da Sanremo a questo pantano di merda della politica. Beh, Sanremo è lottizzata. Loro prendono tempo Monti, Letta e adesso Renzi senza le elezioni, perché vogliono, con tutti questi calzini e rigidi, far scordare la gente quello che c'è stato, che Berlusconi se n'è dovuto andare perché ha cagato il paese, perché anche l'opposizione che c'era non valeva una minchia, che non riuscivano che appoggiare Berlusconi perché dicevano che con le cattive no, che loro dovevano vincere nella politica, e nella politica non l'hanno mai vinto. Si sono divisi quando ci sono state delle divisioni nella destra, come Bozzi che ha voltato le spalle a Cassini, a Fini e a Berlusconi quando andavano d'accordo, e ha fatto cadere la destra lui, Bozzi. Allora ha vinto Prodi, e poi è stato sfiduciato da Mastella e da Bertinotti, che era puro duro di sinistra, più a sinistra di Prodi, che non si poteva, infatti non potevano stare insieme, e lo ha fatto cadere. C'è un minuto di tempo. Vi dico, vi fanno perdere tempo. Tempo della vostra vita, del vostro lavoro, dei vostri soldi, dei vostri studi, per poi fra 5-6 anni ritornare a votare, Cassini è la nuova proposta democratica di sinistra. Lui, nuovo, che è stato con Berlusconi, con Fini, con Bossi, a gridare che volevano un'Italia più democratica. Poi quando è venuto un casino, Cassini è sceso dalla barca. Vabbè, mi manca ancora 43 secondi, forse queste divagazioni le continuerò in un altro video, adesso sono stanco. Ciao, saluti a Travaglio e mi raccomando, se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, fammelo sapere. Ciao a tutti. E buon Sanremo, io non lo seguo, ma hanno rotto i coglioni con Sanremo, porco Giuda, ciao. E poi te lo fanno vedere al telegiornale comunque.
Non mancate di seguirmi in YouTube e io cerco di attualizzare Spreaker il più possibile e anche SoundCloud. Adesso che ho del tempo per parlare lo farò. Ciao, ciao Lara Pezzino.